abbiamo in questo progetto due bagni, uno con la finestra e uno con i convogliatori di luce, per cui non ho bisogno di lampadina. E per migliorare il comfort, con poche decine di euro, in ogni bagno c'è un rilevatore volumetrico e un crepuscolare. Il volumetrico, quando entro in bagno, automaticamente mi accende la luce, mi accende questo qua per che leva l'odore. Il crepuscolare dà il blocco sulla luce, se c'è abbastanza luce non la fa accendere. Io minimizzo il consumo energetico massimizzando il comfort, io non penso più a accendere la luce, ci penso a luce solo, però solo quando serve. Quindi se io ho il convogliatore di luce o la finestra in tutti i bagni, certamente la luce mi si accende solo quando c'è poca luce, io non devo pensare né accendere né spegnere. Ah, una cosa che non vi ho detto prima del discorso del aereatore per i bagni, certamente levare la puzza del gabinetto quando serve e basta, però non è che non si metta l'aspiratore del bagno, perché abbiamo un altro caso: se io faccio la doccia e do un'atmosfera carica terribilmente umida, la devo portare via lo stesso, per cui la ventola ha un rilevatore igrometrico, quando l'aria umida parte la ventola da sola, per cui la ventola porta fuori aria solo quando c'è troppa umidità. Ho fatto la doccia, riempito il bagno di vapore e quella va via. Se invece solo per la puzza parte l'altra parte. Questo mi permette di non usare luci, perché di giorno, piccola cosa, ma si vuole anche quello. Il letto. Parliamo anche dei LED, questo è, non c'entra con la casa ma dall'idea, questo è da mettere sopra i guardrail delle strade, questo accendino, piccolino, questo modulino fotovoltaico basta per far funzionare le luci a LED. Le luci a LED consumano pochissimo, questa è una luce a LED, adesso la dobbiamo cambiare. Consumano molto meno delle lampade che l'Enel vi dà quando gli regalate dei soldi, perché quando l'Enel vi consegna le lampadine, vi fa firmare un modulo, sappiate che vi frega, perché la vostra firma vale un euro nei certificati per la CO2 e loro hanno speso 15 centesimi per quelle lampadine fatte in Cina, per cui non vi hanno regalato la lampadina, vi hanno consegnato una lampadina e voi gli avete regalato 85 centesimi, c'è anche quello che sapete. Al di là di quelle lampadine, le lampadine a LED consumano molto meno. Queste sono messe a Bolzano sul guardrail, ecco, questa serve perché quando c'è la luce si spegne, quando quello è il profilo c'è, qua non c'è abbastanza, funziona. Però non serve solo per il guardrail, non serve solo per il guardrail. Questa qui è una lampada. Adesso va a le scale, questa qui è una lampada in casa, no, ma non funziona. Con 16 LED, l'illuminazione delle scale può essere fatta con queste lampade in casa. 16 LED consumano, se non ricordo, c'è scritto 27 LED. 16 LED per 1 minuto, meno 20 watt. Questa fare qui consuma 20 watt e illumina, sono 16 LED e illumina il vano scala. Perché la tecnologia LED ha avuto grandi passamani. E pensate che, scusate, ragazzi, pensate che la miglior ditta produttrice di illuminazione a LED al mondo è l'Italia, ed è a Salerno, che ha illuminato a LED un intero paese, ed è un caso mondiale. L'elettronica Gelmito di Salerno è il miglior produttore di sistemi illuminati a LED al mondo. Non ci sono solo i tedeschi e i giapponesi. Vediamo un po'. Ecco, un'altra piccola cosa che avete visto a Energetica, chi è venuto. L'ascensore che era nell'isola della casa ecologica è un ascensore che, lavorando con batterie da produrre quelle di normale produzione, lavora con la 220, non ha bisogno di un impianto apposito, e lavora con mezzo kilowatt.
gli ascensori consumano nello spunto. Siccome questo ha delle batterie a gel, come batterie tampone, questo ha bisogno di 220 e lavora con mezzo kilowatt, perché sono le batterie che gli danno il funzionamento allo spunto. Si parla di circa 200 euro all'anno di risparmio sui consumi. Quello di Genova Energetica aveva due caratteristiche ancora diverse, che l'abbiamo ingegnerizzato con loro proprio per la casa di Avena. La prima è che la sostituzione delle luci di servizio dell'ascensore, che saranno messe a LED, passiamo un ascensore fermo per le luci di servizio di legge, consuma da 70 a 80 watt ora, per 24 ore, per 365 giorni all'anno, vuol dire 120-130 euro di energia 0,18, che passiamo da 120 a 12. Sì, adesso... Qualche domanda? Ok.